Abbiamo parlato a lungo nei nostri video dell'importanza della pensione integrativa e di investire il prima possibile in un fondo pensione. Occhio però, perché il rischio di commettere errori clamorosi e le possibili fregature sono sempre dietro l'angolo. Ciao, io sono Danilo Zanni, consulente e analista finanziario, e nel video di oggi voglio spiegarvi in maniera facilissima come capire se il fondo pensione in cui state investendo vi sta spillando soldi. E in generale andremo a vedere nel dettaglio, quindi non potete sbagliarvi, quali sono le voci da controllare per bene prima di scegliere il vostro fondo pensione. Ma passiamo subito all'azione e partiamo con una domanda. Cosa dobbiamo controllare prima di tutto per capire se il nostro pensione che abbiamo scelto va bene oppure no? Facilissimo. Semplicemente i costi. Partiamo col dire che un fondo pensione ha tre tipologie di costi: costi diretti, costi indiretti e costi di gestione. I costi diretti sono ovviamente direttamente a carico dell'aderente. Questo può essere calcolato in percentuale e in questo caso fate molta attenzione. Se un fondo vi fa pagare il 4,5% e in un anno fate un versamento particolarmente importante, facciamo per esempio 2000 euro di TFR più 1000 euro di versamento volontario, andrete a pagare 135 euro all'anno di costi diretti. Se invece ipotizziamo che il versamento totale in un anno sia di 5000 euro, ovvero più o meno il limite massimo di deducibilità annuo, andrete a pagare ben 225 euro di costi diretti annui. Questo costo può essere anche fisso e in genere riuscite a trovare buoni fondi che hanno un costo fisso diretto che si aggira intorno ai 20 euro o anche inferiore. Il costo di gestione invece rientra tra i costi indiretti, ovvero quei costi che vengono addebitati in maniera indiretta sul capitale accumulato. In pratica manco li vedi e manco sai di pagarli. In genere il costo di gestione dipende dal comparto e può essere molto variabile. Generalmente è preferibile scegliere fondi con un costo di gestione inferiore all'1% per profili prudenti e non più dell'1,5% circa per i profili più aggressivi. Attenzione poi a tutte le altre spese dovute in caso di riscatto, trasferimento, richiesta anticipazione, eccetera, eccetera, eccetera. In genere queste spese non sono di importo fisso, ma devo dire che non sono neanche così importanti, perché in genere sono previste per operazioni che non sono poi così comuni, no? Quindi sono operazioni che magari vado a fare due o tre volte nell'arco dell'intera vita contributiva. Se però volete stare tranquilli, ed è la cosa che vi consiglio sempre, quindi evitare brutte sorprese, basta darci un occhio. Infine è importante tenere sempre sott'occhio l'ISC, ovvero l'indice sintetico di costo. L'indice sintetico di costo indica in modo sintetico il costo annuo in percentuale di quel comparto. Essa è una stima resa standard dalla COVIP, ovvero la Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione. E per standard si intende un aderente che ogni anno versa un contributo di 2500 euro all'anno con l'ipotesi di un tasso di rendimento annuo del 4%. È molto importante tenere sott'occhio questa voce perché un indice sintetico di costo del 2% piuttosto che dell'1% dopo 35 anni di adesione può ridurre in maniera considerevole il capitale accumulato. Per rendere ancora più chiaro l'onerosità del comparto che avete scelto, l'indice sintetico di costo viene messo a confronto con la media di tutti gli altri fondi negoziali, fondi aperti e PIP. Per cui possiamo vedere in maniera precisa dove si posiziona il nostro fondo pensione, ovvero quel puntino bianco tra i due trattini che indicano il minimo e il massimo in media degli altri fondi. Ok, d'accordo, tutto bellissimo, ma dove le troviamo tutte queste informazioni? Facilissimo, potete trovare tutto nella nota informativa all'interno della sezione costi del fondo pensione. Ricordiamo che la nota informativa la trovi sicuramente all'interno del sito del fondo pensione. Di norma troverete sempre un capitoletto dedicato ai costi, in quanto sia case di investimento che assicurazioni sono assolutamente obbligate nel metterlo. In alternativa trovate tutto anche sul sito della COVIP, appunto la Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione, che pubblica l'elenco completo delle schede di tutti i fondi. Per comodità vi lascio, per sicurezza come sempre, il link in descrizione. Ok, va bene, perfetto, ma come faccio in sostanza a distinguere dai costi
Un buon fondo pensione da uno cattivo? Allora ve lo spiego subito tramite un esempio. In questo esempio prendiamo un fondo pensione da incubo, da cui dovete stare assolutamente alla larga. Però alt, non farò nomi perché non è di nostro interesse pubblicizzare un fondo piuttosto di parlare male di un altro, ok? Quindi quello che mi interessa e quello che voglio farvi capire in questo video è il concetto che sta alla base della scelta di un buon fondo pensione, ok? Partiamo con l'analisi e leggiamo subito i costi di questo fondo pensione da incubo. Allora, incredibilmente si parte bene con spese di adesione che non sono previste. Ottimo, direte voi. Fermi, perché le sorprese non tardano ad arrivare, ok? I costi diretti sono spiegati malissimo, è tutto molto confuso e questi costi arrivano a superare il 4,8%. Una mazzata, insomma. Come abbiamo spiegato in un altro video, se ve lo siete persi, vi lascio il link in descrizione, il comparto azionario è quello da tenere per più tempo per ottenere i vantaggi maggiori. Ebbene, il costo di gestione dell'azionario è del 3,10%. Altra mazzata. Come se non bastasse, ci sono anche le spese sulla rendita e un indice sintetico di costo incredibilmente alto per il comparto azionario. Attenzione perché, anche se avete scelto un fondo pensione che ha dei costi leggermente minori di questi, state sbagliando lo stesso, chiaro? Questi costi sono altissimi e rischiano di vanificare completamente tutti i vantaggi di investire in un fondo pensione. Come dite? Non ci credete? Allora completiamo questo video confrontando il pessimo fondo pensione che abbiamo appena visto con un altro dai costi decisamente migliori. I costi dei fondi pensione infatti cambiano di continuo e nel nostro corso In Pensione teniamo costantemente aggiornato l'elenco dei migliori fondi pensione. Questo secondo fondo pensione non ha costi di adesione e ha un costo diretto solo di 30 euro all'anno. I costi di gestione del comparto azionario sono dello 0,85%, mentre l'indicatore sintetico di costo di questo fondo sono di tutt'altro tenore. Dai, andiamo a vedere un po' di numeri. Ipotizziamo un versamento di 3.000 euro annui per 40 anni con una crescita del versamento del 2% all'anno, ovvero pari a un'inflazione ipotizzata. Bene, i risultati sono questi. Il fondo pensione da incubo con un versamento totale di 181.000 euro ci porta a un montante finale alla pensione di 269.000 euro. Il secondo fondo pensione dai costi decisamente migliori con lo stesso versamento di 181.000 euro ci consegna alla pensione un montante finale di 416.000 euro. Stiamo parlando di una differenza incredibile di 150.000 euro circa, che non si può assolutamente non considerare o prendere sotto gamba. Quindi prima di fare qualsiasi cosa, informatevi bene sul vostro fondo pensione, ok? Preparate una bella lente di ingrandimento per analizzare i costi oppure semplicemente rivolgetevi ad un consulente terzo, possibilmente indipendente. E voi, ditemi che siete già corsi a guardare i costi del vostro fondo pensione e fatemi sapere com'è andata sempre nei commenti, così ne discutiamo tutti insieme. Io sono sicuro che questo video vi è piaciuto e soprattutto che vi è stato utile. Se è così, fatemelo comunque sapere cliccando sul tasto con il pollice in su e condividetelo anche con i vostri amici perché potrebbero non sapere quanto vi ho appena detto. E come abbiamo visto dai calcoli, potreste fargli un regalo da 150.000 euro. Infine, iscrivetevi al canale cliccando sul tasto iscriviti qui sotto per non perdervi i nostri prossimi video. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima!